Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Il dibattito, allora, benvenuti il vicepresidente della Camera Forza Italia Giorgio Mulè. Buonasera, grazie. Alessandro Di Battista, cartello 12. Queste le esplicite parole del premier israeliano Netanyahu ieri in conferenza stampa. La Bibbia dice c'è un tempo per la pace e un tempo per la guerra. Ora è il tempo della guerra, Israele è pronto a combattere. Di Battista. E questa evidentemente è la narrazione di Netanyahu, che è utile per una parte della sua pubblica opinione, grazie a Dio non per tutta, perché poi è ai minimi storici. E fondamentalmente ha lanciato una guerra santa, una guerra di religione. Tra l'altro io credo anche che sia sbagliato chiamare quella in Palestina e a Gaza una guerra, perché dall'8 ottobre ad oggi morti civili israeliane zero, grazie a Dio. Morti civili palestinesi 8.500, non è una guerra, è un massacro. Io ricordo, l'ho ricordato poc'anzi, quello che disse Bush dopo le Torri Gemelle, o con noi o con il terrorismo. Poi dopo 19 anni di guerra, 2.000 miliardi di dollari spesi dagli americani, vittime civili enormi e anche dei nostri militari uccisi in Afghanistan, sono scesi a patti con i talebani e hanno di fatto firmato un accordo. Ricordo quello che venne detto nel 2003, o con noi o con Saddam Hussein, che armi di distruzione di massa. Quelle armi non c'erano. È stata creata una guerra che ha distrutto un popolo, un paese, 600.000 morti, tra morti dirette e indirette, 600.000, basata su una fake news, sulla più grande menzogna degli ultimi 20 anni. Poi ricordo, c'era Forza Italia al governo, anche se Berlusconi era riluttante, ma per me questo ha sempre aggravato la sua posizione, conquistate con Gheddafi, che massacra, che viola i diritti umani del popolo libico, o con le democrazie. Poi si è scoperto anni dopo che la guerra in Libia non c'entrava nulla con i diritti umani. La stessa dinamica, Floris, oggi con la guerra, ieri anzi, non se ne parla più, con la guerra in Ucraina. State con Putin o con il mondo libero? E poi abbiamo fatto sterminare di fatto anche civili in divisa o come i soldati ucraini. E anche lì c'è stato lo scontro di civiltà. Oggi Netanyahu fa la stessa cosa. Per fare che? Per spingerci a non pensare, a non esercitare il pensiero critico e dire dobbiamo stare dalla parte della luce contro le tenebre. Guardi, purtroppo ci troviamo ancora oggi, dopo l'orrore del 7 ottobre, a dover dire che cosa è successo in Israele. È successo che una mattina all'alba è stato messo in atto non un atto di guerra, qualcosa di molto, ma molto peggiore, cioè un attacco deliberato che aveva come unico obiettivo lo sterminio pianificato da anni di tutti gli ebrei, fossero bambini, donne, anziani, uomini, disabili, chiunque si fosse presentato davanti ai terroristi di Hamas doveva essere ucciso nel peggior modo, doveva essere decapitato, doveva essere rapito. Quello non è un atto di guerra, è qualcosa di più odioso, perché c'è anche la vigliaccheria di sparire, di scappare, di avere un unico slogan che è più morti per tutti, con una lotteria degli orrori che fa ancora oggi esporre i corpi degli ostaggi. Ci sono 19 bambini con meno di 5 anni che vengono trattenuti da Hamas, ci sono 33 persone con più di 75 anni trattenuti da Hamas. Che cos'è questa se non un atto di guerra? È un genocidio pianificato, e mettere sulla bilancia i numeri dei morti significa ancora una volta, come dire, non andare a quello che è successo e che ha scatenato tutto ciò il 7 di ottobre. Dimenticare questo è un negazionismo che fa il paio con le peggiori memorie del passato. Tant'è che vediamo la foto dell'ambasciatore israeliano dell'ONU all'ONU, e oggi si è messo la stella che in periodi atroci della nostra storia aveva indicato gli ebrei, ha detto guardate, voi ve ne siete dimenticati, ma sta succedendo di nuovo quello che è successo allora ci mettiamo la stella così ve ne ricordate. Vedete qual è, io mi rivolgo sempre soprattutto a casa, la differenza tra delle persone che hanno determinate posizioni e oggi la classe politica che sembra molto appiattita da destra a sinistra in Italia, che io personalmente ho condannato 27 miliardi di volte quel che è avvenuto il 7 ottobre. Nessuno condanna quel che è avvenuto il 6 ottobre, quel che è avvenuto il 5 ottobre, quel che è avvenuto il 4, il 3, l'1. Gli ultimi 17 anni
durante i quali si è costruito un lager, una vera prigione a cielo aperto, a Gaza, che è grande come un terzo del comune di Roma. Ci vivono 2.200.000 persone che non possono fuggire dalle bombe. Prima Moulay ricordava i 39 bambini ancora, una tragedia enorme. È giusto ricordarli. Perché non si ricordano i 4.000 bambini che sono morti nelle ultime 3 settimane? 4.000. Siamo arrivati, Giovanni, alla gerarchia dei morti. Cioè il morto con una pelle diversa o il morto che non ho supportato dall'establishment, da Washington, da questo potere diventato così una melassa, conta di meno dei 4.000 morti palestinesi. Giorgio, perché? Guarda, perché non hanno il colore della nostra pelle. Abilità razziale. Prego. La prigione a cielo aperto che viene diffusa ancora una volta, come dire, bestemmiando la realtà, in realtà non è come i TikToker dicono, come chi frequenta Wikipedia. La striscia di Gaza è un territorio nelle mani, è gestito da palestinesi. È stato dato nel 2005 da un signore che si chiamava, lo dico, ripeto, ai TikToker, a chi frequenta i social, per esempio, di De Battista. Nel 2005 Israele lo ha riconsegnato totalmente all'autorità nazionale palestinese, che da allora esercita sovranamente tutti i poteri sulla striscia di Gaza. Tanto che ci sono più di 20.000, 30.000, 50.000 persone palestinesi che avevano i permessi di lavoro per andare in Israele. Chi è che non vuole che la striscia di Gaza e i territori palestinesi siano, come dire, gestiti normalmente? Hamas. Perché? Perché sotto quegli ospedali, Shiba, Al-Quds, le scuole, perché secondo voi non permettono alla Croce Rossa, non agli israeliani, alla Croce Rossa, di andare a visitare gli ostaggi per portare medicine, per portare tutto ciò che gli serve? Perché se si va sotto quegli ospedali si trova l'altra Gaza, 500 e passa chilometri, 500 chilometri rispetto ai 40 della striscia di Gaza, dove troverete di tutto: acqua, 800 milioni di litri di diesel, 28 milioni di litri di acqua che vengono rubati da massa, messi nei cunicoli a disposizione dei loro. E cosa servono? Secondo te a che serve quel carburante che viene rubato? Serve ad alimentare le batterie per lanciare i missili. Ma allora o usciamo dal parallelo Palestina, palestinesi uguale Hamas, o noi non usciamo, o diciamo chiaramente che Hamas deve essere estirpata, perché le radici del male che stanno sotto Gaza sono quelle che poi non fanno crescere e allora, uscire Gaza. Allora, vi faccio vedere cosa ha detto dalla prigione 122, in cui Hamas li ha un capo di Hamas, e parliamo con Di Battista. Il ricco signore di Doha. Kama qult. Eccolo là. Wa fi kulli marra ukarrir. إن دماء الأطفال والنساء والشيوخ بل نحن الذين نحتاج هذه الدماء لكي توقظ فينا روح الثورة. Di Battista. Io quello che contesto, appunto, è la storia, purtroppo mi dà ragione, negli ultimi 20 anni, da quando è stata iniziata appunto la guerra al terrore, il terrorismo si è moltiplicato, sono nate nuove sigle, è arrivato in Europa, l'ISIS non c'era prima, Al-Qaeda non si era anche diffusa in altri posti del mondo, questo perché? Perché se si pensa di colpire, di estirpare, come diceva il vicepresidente della Camera, il terrorismo islamico, uccidendo civili, oggi l'UNICEF, io ve lo dico, l'UNICEF, non Di Battista, l'UNICEF ha descritto Gaza un cimitero di bambini, l'UNICEF, viene elogiata sempre questa organizzazione. Se si pensa di estirpare il terrorismo trucidando donne, oggi ho visto un'immagine, io non riesco a dormire da giorni perché seguo una pagina Instagram che si chiama Ion Palestine, e mi piacerebbe che, come giustamente, Flori, sono state diffuse le immagini del massacro dei rave, venissero anche diffuse le immagini dei massacri incredibilmente più amplificati che avvengono in queste ore a Gaza su tutti i TG nazionali. Io penso che ci sarebbe una sollevazione democratica della pubblica opinione tale da spingere magari dei politici ad assumere delle altre posizioni. Fabrizio Roncone, prego, Corriere della Sera, il potere di uccidere, per Marsilio in libreria. Prego, la risposta di Moulay e poi parla lei. Prego. Fin quando, ripeto, se sentiamo il vampiro che dall'esilio dorato di Doha, dove vive ben lontano da quello che accade, insieme ad altri vigliacchi come lui che incitano all'odio e alla violenza, e non capiamo che se prima non si fermano i predicatori dell'odio che fomentano Hamas e il popolo palestinese, la chiamata sua non è ad Hamas,
e ai palestinesi. Cioè chi tiene in ostaggio la Palestina è quella gente là. E fin quando anche qui non si ha il coraggio di dire, sapete cos'è? Quella persona lì va messa in condizione di non nuocere, va arrestato, va chiuso in una prigione, va buttata la chiave. Lui come tutti quelli certo. come lui. Ecco, il tuo certo finalmente... Sterminando 8.000 civili. Prego. Danni collaterali, sterminando 8.000 civili. Se non parti da... Ma perché da, non devi condannate partire. Un massacro? Perché? Tutti condanniamo i massacri. Non l'avete mai se fatto. Se tu che non dici non parole fatto. Chiare non e non fatto. Dicendo parole chiare, so tu sai che timore. Fomenti, menti che sono assai deboli, certo. la prova ce l'hai stasera. Fomentiamo. Sai che è successo in Via Dandolo qui a Roma? Come, ah, sì. Sai che è successo? No, parla. Allora. Ora, adesso sono fomentatore, antisemita certo, fomentatore. Perché tutto questo clima poi fa che ci sono certo. 862 atti contro gli ebrei in Francia, il 400% in più da 7 ottobre di atti contro antisemitismo in America. In Via Dandolo ci sono le pietre d'inciampo, lo dico sempre ai TikToker, che non sono dei sanpietrini messi male. Le pietre d'inciampo sono quelle pietre dove c'è una placca di ottone dove sono incisi i nomi degli ebrei deportati e purtroppo nella stragrande maggioranza dei casi non tornati in Italia. Bene, stasera hanno dato fuoco Olocausto. A due di quelle pietre d'inciampo a Roma. Posso replicare? Roma. Breve e poi Fabrizio Roncone. Quindi ha sollevato il tema dell'antisemitismo che esiste, c'è sempre stato ed è una piaga. Viene oggi utilizzato, come settimana scorsa credo Bocchino utilizzò il tema dell'Olocausto, per giustificare il massacro che viene fatto a Gaza e come dire, la stessa dinamica, siccome Israele è democrazia può tutto. Questa è un'immagine di due manifestanti ebrei americani che mostrano un cartello. I miei nonni non sono sopravvissuti all'Olocausto per vedere Israele commettere genocidio a Gaza. La settimana scorsa sono stati arrestati 300 cittadini ebrei americani, fantastiche persone che hanno occupato il Grand Terminal Station, cioè la stazione dei treni di New York, dicendo non in nome mio, non parlando dell'Olocausto, noi non c'entriamo niente, non si può massacrare un popolo dimenticato parlando di questo. E questo fanno gli ebrei, questo dimostra che l'antisemitismo è un modo per nascondere i massacri dei civili palestinesi, il popolo veramente più vittima al mondo, gli ultimi degli ultimi. Ma solo per dire che la differenza tra... veramente un che secondo. Là si manifesta in Palestina. No, ma soprattutto ecco. Qui si manifesta dicendo Israele nazista, Israele le camere a gas, riaprite i forni. Mi pare una differenza abbastanza... Io intenta, sono responsabile no? di quello che dico io. Scusami. Roncone, Fabrizio Roncone. No, ma io ho visto male o mi ricordo male, ma lei Di Battista sabato scorso non ha partecipato a una manifestazione a Roma, tra l'altro... insieme a dei fascisti, durante la quale sono dei fascisti. Adesso 30.000 persone fascisti. No, quelli no scusi, forse lei non si è accorto, sfilava accanto a delle sigle di estrema destra, orgogliosamente fasciste. Si informi accanto a chi sfila, si informi accanto a chi sfila. Ci riandrei domani mattina. E comunque, se ci riva domani mattina, eviti di far strappare la bandiera di Israele, perché è stata strappata la bandiera di Israele. Che orrore! Ma questo per la cronaca. La cronaca. Io faccio il cronista. E puntualizzo i fatti di cronaca. Certo. La cosa che invece secondo me stasera ancora non è chiara in questo dibattito è questo sovrapporre Hamas alla grande questione, sacrosanta questione palestinese. Le chiedo, lei stasera è in condizioni di dire questa frase? Hamas è un gruppo terroristico. L'ho detto 800 volte, quindi lei è un cronista disattento. No, vedete lei, come ragionano no, i cronisti? Ora se lei lo ripete. Vedete come no, ragionano i cronisti disattenti? Io vengono qui sapere, e di fronte a... Oggi sono allora, pochi aspetta. Minuti fa, sto replicando, sono stati assassinati 400 civili nel campo profughi di Jalabja e arriva il cronista che diffama 30.000 persone che hanno manifestato, sto parlando, e che dice... È stata strappata una bandiera di Israele di fronte a 8.000 morti, di cui 4.000 bambini. Cosa pensa di questo? E il cronista non ricorda quello che in questo studio ho detto 800 volte chiamando Hamas organizzazione terrorista. L'ho detto. Il cronista disattento che equipara prendere una bandiera, strappare una bandiera dalla FAO a 4.000 bambini morti. Ecco la stampa italiana. Ma poi vi lamentate perché non vi legge più nessuno.
Replica Roncone. Sistemato. Ma hai chiesto di dire in tre parole? Di Battista è nervoso come no, no, io dico e sì, difendo le mie posizioni, non sono schiavo di un establishment. Lei cambia posizione. Sono una persona libera, sera, grazie magari. A Dio. Lei è noto per cambiare posizione. Sì, come no, noto. Lei mi ricordo voleva trattare con l'ISIS. Sì, sì. Ma, sì. È vero gliela, o no? Gliela dava a bocchino la... No. Cioè, no, praticamente studiare assieme. È la, un po' di fantasia e di umanità. Buona, prego, la replica? Non è una replica. La studia insieme la a Bocchino la tesi. Vabbè, Battista. Però gliela ha chiesto. Cioè, tipo, lei risposto. Ha detto che l'aveva scritta in un contesto. Lei teorizzava che avremmo dovuto trattare con quei criminali furibondi. Di nuovo, parla come Bocchino. E di nuovo... E che erano degli apostolati della preghiera? E ci sono morti oggi, gente, state cioè, parlando di un chiamare? Articolo di 13... Ma perché? Ma no, dove ma no, dove ma state dicendo la qualifica? Io rispondo... Sa perché? Perché c'è un massacro in atto e ne soffro umanamente. Umanamente, vuole... cosa che evidentemente a voi non ma tocca, come no? Perché avete perso l'umanità per cosa? No. Per viltà, ma per viltà così, avete perso l'umanità, non vi tocca, non vi tocca un massacro, non vi toccano le madri, gli orfani, non vi tocca niente, ma perché non lo condannate? Ma voglia, ma sono tre ore che ti chiede di dire Hamas è un gruppo terrorista, Hamas è un gruppo terrorista, quattro parole, e che ci vuole? Di Battista ha detto che Hamas sono terroristi. E l'ha detto prima, in questo istante, vi siete distratti, l'ha detto. Sì, sì, lo vuole ridire, non l'hanno sentito. No, e non lo vuol dire. Non parla. Vabbè, però se ora non lo dice, crea equivoco. No. Io il 7 ottobre, venuto qua, ho condannato l'attentato terrorista. Pretenderei il desiderio da parte di questi interlocutori di condannare il terrorismo di Stato che compie Israele da troppi anni lì dentro. Perché il terrorismo è sempre da condannare, scusate, quello dal basso e quello di Stato. Scusate, scusate. Allora, quello che dicono Roncone e Mulevi, perché deve essere sintetico, aspetta. No, lei sta condannando l'attacco terroristico. Okay. Loro dicono, può condannare il soggetto che ha portato. Certo. È un'organizzazione terroristica, l'ho detto 800 volte. Quale? Vabbè, dai. Quale? Ma perché non dice Hamas? Piccola pausa. Ma perché non lo dici? Sistemati. E dai, è su, e non è che...